Allora, c'è Franceschina, invece non è che sto mangiando tutte cose. Un euro. Perché allora dici una cosa su questa cena almena. Ah. Oppure che un pezzo lo dici così, un pezzo nel frattempo che è in quadro. Così è in quadro le cose, tu nel frattempo dici cosa sono, se c'è qualcosa di in particolare da dire su quel piatto. Ok. E da dove il vuoto voi, tu da dove? Però tu gira da questo lato, così parli nel microfono. E nel frattempo in quadro tu parli sul microfono. Ok. Gira da questo lato. Così devo parlare? No, così si sente forte, perché sennò ho paura che non si sente niente, perché il microfono è qua. Ah, ok. Tanto, presentati. Ok. Salve, buonasera. Oggi siamo in cena armena. Sono armena. Sono da Yerevan, capitale di Armenia. Oggi abbiamo preparato piatti tipici, quelli che potevo preparare qui in Italia. Sì, adesso vi presento tutti i piatti che abbiamo preparato. Vai, presentiamo. Questo è la zuppa armena. Aspetta, giro io allora. Sì, è così. Si chiama spas. Si chiama spas. E che c'è dentro? C'è yogurt, c'è riso, anche possono fare con grano. Ah. C'è menta. Un'altra erba che no. Basilico e prezzemolo. Bello deve essere. Andiamo avanti. Okay. Questo è aggiudicato. Vabbè. Altro. Questo è harissa. Questo prepariamo con semole oppure grano. Questo è con grano. E pollo. Ah. Mangiamo con burro sotto. Burro sotto. Burro così come ho io. Non, tagliamo e mettiamo su questo. Sì, sotto. Anche questo deve essere bollito, ma adesso è un po' freddo. Ma... Vabbè. Sì. Tanto io non me lo devo mangiare questo. Questo è insalata armena particolare, in senso di noi facciamo barbecue tanto, perché barbecue con carne è armeno. Questo facciamo con verdure, melanzane, peperoncini, cipolla cruda, ma sì, pomodori. Questi facciamo sul fuoco come griglia, ma tutto non tagliato. Sì, un po' come questo, un po' come noi, diciamo. Sì. C'è un po' di similitudine. Sì. Ma c'è carne qua? No, qui non c'è. Manco. No, qui non c'è. Perché Horovats barbecue, si chiama Horovats in armeno, con carne è un'altra cosa. Sì. Questo è insalata con rapa. Questo sembra molto interessante. Sì, è rapa, rapa yogurt rossa. Sì, yogurt oppure può fare con maionese, ma non mi piace maionese, no. non faccio con maionese. E quindi questo è rapa e yogurt? Yogurt, rapa, cipolla, prezzemolo, no, non cipolla, no. Aglio. Aglio, c'è una bella botta qua. Noci. C'è. Noci, sono... Ah, le noci. Mm-hmm, noci. Ok. Questo è il piatto forte? Questo è tolma, ma abbiamo quattro tipi di tolma. Questo è prima. Con dentro è carne di... carne di... sì. È cipolla tagliata. Carne... sì. Cipolla, prezzemolo, uovo e anche riso. Uh-huh. E 100 grammi di burro. Sì, burro e anche olive oil.
Sì, e mettiamo sul fuoco, ma deve essere tutto con acqua. Sì. Questi sono foglio di vite. Sì. E questo serve per condirlo, che è yogurt? Sì, questo è salsa. Ah, salsa yogurt, di yogurt. Yogurt con aglio. Yogurt perché aglio. A noi piace tanto l'aglio e buono. Usiamo tanto. È buono l'aglio. E questo è sale. Sì, questo è sale. Mm. Bene. Qua siamo, mi pare, sui dolci, no? Sì, questo è, non è proprio armeno, no. Questo è arabo, questo si chiama halva, tutti i piatti sono armeno, questo no, è arabo come origine. Uh-huh. Noi usiamo, ma usano anche altri perché... Sì, halva è farina, zucchero, cinnamon, noci e un po' di acqua. Questi sono anche è miele, vabbè, sì, molto arabo in realtà. Sì, non è armeno. Questo è gata, uno dei tipici dolci che gata. È gata. Gata. C'è pasta di sfoglia, zucchero, questi sono uova, burro, vanilla e noci. Noci. Buono. Sì. E questo c'è un brandy? Sì, questo è famoso brandy armeno. Questo è uno di quelli che... Proshan, è la marca? Proshan, sì. Non è troppo... È medio. Medio. Sì. Bello sembra. C'era una cosa che volevo dire, beh, questa qua sarebbe la bandiera, no? Sì, questa è la bandiera. Allora, con la bandiera in mena, dall'Arci, salutiamo. La mia mamma è molto rispettosa, per me cucina italiana è... soprattutto dopo la mia, ma sì, per me è per avere se voi mi dite che è buono, è buonissimo, per me questo è molto così. Storia di Armenia, un pochino breve. Siamo una nazione vecchio, mamma mia. Vecchio, anche abbiamo cultura vecchia. Il nostro alfabeto era creato in 301 anno domani. AD, before Christ. È creato Mesrop Mashtots. Cultura armenia era prima grande come paese, e dopo abbiamo perso tante le per le guerre, anche per il genocidio armeno, che era in 1915. Il genocidio è fatto dal turchi, e in questo periodo abbiamo perso il 70% delle nostre terre. Adesso non abbiamo, sì, abbiamo qualche chiese oppure monumenti storici lì, altri 90% sono distrutti, questi 10% prendono perché tanti turisti vanno lì, perché Armenia è terra Ararat, è terra di Noia. E tanti turisti vanno e Noia. Questo è un po' triste storia di Armenia.
Adesso abbiamo conflitto in Armenia, adesso è guerra perché prima abbiamo 70 anni, eravamo in nel Soviet, sovietico ok, abbiamo preso tante buone cose dall'Unione Sovietica, ma anche tante brutte cose. Nel senso di politica, che abbiamo perso Nakhichevan, anche Artsakh, che adesso si chiama Karabakh. Adesso è guerra per Artsakh, perché Stalin ha deciso per dare Nakhichevan e Artsakh to Azerbaijan. E adesso sì, e dopo 1990 abbiamo guerra per 4 anni con Azerbaijan, perché loro non potevano vivere insieme con noi in quella terra. E adesso Nakhichevan è in parte di Azerbaijan e Artsakh in parte di Armenia. Sì. Ok. Altro. Musica, abbiamo vestiti tradizionali, si chiama Taras, vi faccio vedere dopo. Musica, come strumento nazionale è duduk, è ziranapoh, come si dice? We are making it with apricot stone. Sì, si chiama duduk. Sì, apricot. Dohol, tar, saz, questi strumenti. Come frutta, sì, albicocco, tradizionale, e pomegranate, melograno, sì, melograno. Ok, abbiamo un festival di cinema che si chiama Golden Apricot, che ogni anno facciamo, sì. Sì, questo va bene. Se dopo avete qualche dubbio, qualcosa, potete chiedermi. Sì. Posso chiedere domande? Sì. Guardando ortodosse e cattoliche. Sì, siamo. Ah, ok. Siamo prima nazione che abbiamo preso di cristianità. E siamo l'unica chiesa che è apostolica. Sì, non ci sono altri. Nostra chiesa è particolare, non è come altri, è così, vedete dopo. Per noi croce è così, da sinistra da destra. Anche gli ortodossi. Sì. Anch'io. Sì. Ok. Sì, siamo nazione tradizionale, ma siamo anche aperti. Tradizionale in senso che abbiamo le nostre tradizioni, che sono simili ai siciliani. Siamo persone colorosi, sì? Calorosi. Calorosi. Ok, sì. Devo si chiedere una cosa? Sì, certo. Ma visto che c'è questa somiglianza, anche voi gesticolate? Sì, sì. Abbiamo tanti gesti, non possiamo parlare così. Io non posso, io sono mamma mia, ma lo so che no. Sì, siamo con gestione, che siamo scuri, anche siamo biondi, ma in generale siamo scuri. Ok. Sì, è questo. Ma io invece vorrei sapere cosa si basa l'economia dell'Armenia in questo momento. Ok. Io qui in generale dico tutto la verità, perché non mi piace mentire. Mi piace il mio paese, soprattutto tutto, anche da me. Mi piace il mio paese,
more than myself. But nostro governo è, volevo dire quella brutta parola, ma non dico. Non è, non funziona. Non funziona. C'è mafia che ruba tutto. Mafia mafiose sono persone che sono in governo, mangiano tutto. Quindi tu qua sei. Diciamo che sono sicuramente funziona la mentalità. Sì, mentalità stessa cosa che ho, ma sì, mafiosi fanno stessa cosa con io voglio aprire il mio ristorante, stessa cosa come qui. Se posso fare una cosa grande, se ho un successo. Sì. Devi pagare questi tassi, ma dove sono questi tassi? Ma questo tassi? Si traduce poi in un tasso di disoccupazione alto? Cioè questa, la mia domanda riguardava più che altro di che cosa vivete, ecco, cultura, turismo, qual è esatto la fonte principale di sostentamento? Sì, agricoltura molto, perché noi non abbiamo come GMO. Come tutto è biologico, non sì, no, però non commercializzano, non commercializzate con l'Europa, sì. Qualche cosa sì, anche abbiamo dolci che vanno a Canada, Russia, Georgia, sì. Acqua, ci sono tanto acqua, c'è tantissimo. E le tasse? Tasse. Tu sei di Yerevan? Sì, sono dal capitale. Sì. Sì. Volevo chiedere che ruolo ha la donna, cioè nel senso la donna partecipa alla politica, la donna partecipa ai film del festival che tu dici? Sì. Cioè può essere regista, può essere politica, può essere imprenditore? Sì. Sì, investo, perché anche adesso ci sono tante donne, anche io ero una di quelli che posso, come si dice? No, take the, when you work and get the salary, stipendio più alto di uomini, ci sono, sì, e non c'è discriminazione, sì, c'è. C'è qualche il lavoro qualche volta sì, ma non c'è, se io voglio aprire qualcosa, se io voglio andare in Parlamento, se io voglio fare qualcosa per me, io posso decidere, nessuno può, sì. Ma per noi molto importante avere famiglia, per donne armene è molto importante per avere figli, questo è importantissimo. Per esempio, donna armena può prendere cura alla sua figlia o figlio e un po' lasciare il lavoro. Non lasciare così, ma in senso, questo è più importante. Questo è mentalità. Tra Azerbaigian e Georgia, chi avete rapporti? Armenia, Azerbaigian e Georgia? Sì, con Azerbaigian non abbiamo rapporti belli, sì, perché abbiamo guerra adesso per Artsakh. Con Georgia prima abbiamo avuto rapporti belli, anche adesso come popolo sì, ma abbiamo avuto, perché loro hanno avuto guerra con Russia per un giorno e noi siamo come aliani di Russia adesso, così, ma non è tanto, perché adesso in Armenia non è così buona dal Russia, perché sì, georgiano, half georgiano, armeno, sì, perché cosa? La lingua uguale Georgia e Armenia? No, armeno è. E per questo Georgian State è un po'. Sì, siamo amici, ma loro hanno avuto una guerra con Russia, sì, è per questo. Perché adesso anche noi, sì, Russia supporta, ma fa una.
una giocca non pulita, perché vende military weapons to Azerbaijan, ma è ariana da noi, ma vende di Azerbaijan, ma vende di weapons more cool, you know? They are like more like functioning. The weapons of the molto efficaci. Yeah. Sì. E con questa Caucasus Nord dove c'è Grozny a mettere a posto. Cecenia, perché quello abbiamo fatto anche quello, ma non abbiamo fatto noi, perché ha fatto Russia per Cecenia. Ma vedi, era proprio buone o di guerra? No, non abbiamo guerra con Cecenia, no, solo con Azerbaijan e anche vecchi territori di Armenia che sono in Turchia, ma guerra con Cosa? No, questo è georgiano, non è il nostro. Ma russi parlano sempre bene di armeni, sono russa e sempre con le nostre.